tutti i lavoratori dello spettacolo e della cultura per rivendicare i loro diritti, per rivendicare la loro tutela, cosa che è necessaria visto la pandemia e visto che è un anno che molte attività sono cessate e sono bloccate. Noi chiediamo oggi non solo di estendere le tutele anche nei prossimi provvedimenti che il governo farà, anche dentro un'idea di riforma degli ammortizzatori sociali che dia tutela a tutte le forme di lavoro, ma siamo qui anche per chiedere la possibilità di una riapertura nella massima sicurezza per chi ci lavora e per le persone che possono entrare nei teatri e nei cinema. Siamo qui per dire che c'è bisogno che la cultura, lo spettacolo, la storia del nostro paese diventino anche un elemento di sviluppo e quindi pensiamo che ci sia bisogno di investire, ci sia bisogno che i soldi europei vengano investiti in questa direzione, pensiamo che ci sia bisogno di affermare dei livelli minimi di essenziali di cultura e di partecipazione in tutto il territorio nazionale affinché biblioteche, teatri, spazi musicali siano davvero un diritto e un accesso a tutti i cittadini. E allo stesso tempo la presenza sindacale qui oggi chiede al Ministro che vengano riattivati i tavoli per poter discutere ed affrontare tutte le questioni dentro un'idea di un piano straordinario per la cultura e per lo spettacolo. E in più siamo qui per rivendicare anche i rinnovi dei contratti e un'azione contrattuale che sia in grado di superare davvero la precarietà che è il male di questo settore e di affermare quindi un lavoro con diritti e con qualità.